io sono Franco Pomo dell'autorità portuale. Siccome dal dibattito di questa mattina e anche da oggi pomeriggio mi sembra che all'esterno emerga, lo dico perché il Presidente non è in città e mi sta mandando dei messaggi dicendo che la colpa dell'inquinamento della Spezia è il porto, quindi qualcuno che è all'interno di questa struttura sta inviando dei messaggi o qualcosa a lui, però mi sembra strano, in quanto io questa mattina c'ero, forse dormivo perché ho sognato che la dottoressa Colonna diceva che tutte le rilevazioni del PM10 in città erano equivalenti, che quindi più o meno era un inquinamento generalizzato. Se ho capito male o forse dormivo, non lo so, ecco, vorrei che la dottoressa Colonna mi spiegasse bene la cosa. E vorrei precisare una cosa, che noi abbiamo acquistato un mezzo con una spesa di 500.000 euro dato in dotazione ad ARPA e tutti gli anni facciamo delle campagne per la misura della polverosità. A me, dai dati che ho io e che sono pubblicati nel sito Macista dell'Università di Genova, dell'autorità portuale, assieme diciamo, a tutti i rilievi fatti nell'ambito dell'ambiente marino per i dragaggi che sono entro i limiti, tutti sono entro i limiti, anche questi a mio avviso, quelli che ho io, se hanno qualcosa di diverso, non so, me lo dica magari, ecco, sono tutti all'interno delle norme, quindi volevo capire qual è questa responsabilità del porto, se in realtà è una contribuzione di tutta la città, di inquinamenti generalizzati e non solo del porto. Ecco, volevo capire solo quello, perché non vorrei che poi alla fine uscisse fuori che guarda, il porto è sempre il solito che inquina. Grazie. Questa mattina ho concluso il mio intervento dicendo che c'erano tutte le caratteristiche sia nella qualità dell'area cittadina sia nell'inquinamento della zona di Fossa Mastra, presentavano tutte le caratteristiche di inquinamento diffuso dovuto a più concause. E ho anche detto questa mattina che comunque si chiama sempre inquinamento, ma si parlava sempre di quantità di PM10 ampiamente sotto i limiti, di PM2,5 ampiamente sotto i limiti, di polveri totali che due picchi da 60 altrimenti valori parlavamo, abbiamo lavorato con valori sui 28-30 di polveri totali, quando il valore limite giornaliero di una legge che ora non c'è più perché si è deciso di usare il PM10 perché sono le polveri inalabili e quindi quelle pericolose, ma il limite per le polveri totali era 300 al giorno, noi abbiamo lavorato con valori, vi ricordate questa mattina, che oscillavano 29, 30, 35, quindi questa mattina abbiamo detto che l'inquinamento è un inquinamento diffuso dove non si poteva individuare la conca, dove c'erano tante concause, riscaldamento, traffico autoveicolare, attività portuale, scarico del carbone. È stato detto che non era neanche prioritaria, neanche statisticamente rilevabile la questione scarico del carbone. Ho anche detto oggi pomeriggio che il nostro problema più grosso è il traffico cittadino. Quindi io certamente parliamo di inquinamento, ma parliamo quello che però me la sento di dire a voce alta che mi sembra che sia risultato anche dall'indagine epidemiologica, che stiamo parlando di una situazione che è sotto controllo. Cerchiamo di spiegare, di analizzare i problemi che ci possano essere, ma non stiamo parlando di una situazione critica nel caso dell'inquinamento, nel caso della qualità dell'aria. E mi sembra anche, non ci capisco niente di epidemiologia, ma mi sembra anche, ha detto nell'intervento precedente il dottor Fontana, dal punto di vista epidemiologico. Quindi io non lo so le cose, ma non mi sembra che siano uscite queste cose. Dottor Mazzini, volevo dire. Una brevissima precisazione su questa cosa del porto. La dottoressa Soggiu ha mostrato che la stazione di monitoraggio di Fossa Mastra e di Maggiolina vedeva delle influenze che noi abbiamo attribuito al porto in funzione della direzione dei venti. Voglio precisare che noi non parliamo di inquinamento, cioè stiamo parlando di 0,1, 0,5 microgrammi metro cubo rispetto ad un limite di 125, cioè voglio dire, attenzione, noi parliamo di cose molto vicine, noi parlavamo su un'ora, è solo che noi stavamo studiando gli andamenti e non le concentrazioni, noi partiamo dal concetto,
non c'è un inquinamento da SO2 assolutamente nell'area, come ha detto la dottoressa Colonna, quello non c'è. Noi studiavamo quelle specificità per capire gli andamenti, ovviamente, quindi assolutamente volevo precisare questa cosa. Ah, c'è pure qua. Sì, sì, c'era una risposta di Roberta Andano. Sì, una cosa veloce, poi il dottor Barbagallo voleva fare il suo intervento. Certo. Sì, ma era, sì, ma era previsto. Certo. No, io volevo rispondere alla signora di prima che diceva le patologie prima, qualcuno ci dice, e quelle di adesso, diciamo. No, ma ora la battuta... Ok. No, ho fatto una battuta che qualcuno ci chiede, ma quello che c'era prima, alcuni ci dicono, ma come, fermi al 2005? Certo, allora diciamo, mettiamoci due. D'accordo, no? A parte la battuta, per quello fatto prima del 2002, diciamo nel nostro sito, ora nelle relazioni che ho lasciato, ho scritto che diciamo, nel sito dell'epidemiologia abbiamo messo, diciamo, tutte le cose fatte, comprese anche gli studi che furono fatti nella zona est, quindi si parla di 96-97, giusto Vincenzo? Sì. Comunque il periodo è quello lì. Quello ancora prima è...